Cerchio Firenze 77, La fonte preziosa, Kempis. Quando è che finisce l'emanazione e comincia il riassorbimento? Noi possiamo fissare convenzionalmente questo momento quando è manifestato l'ultimo piano, il più denso, il piano fisico. E noi abbiamo visto che l'inizio del cosmo, quindi del piano fisico, è nato con un'esplosione della materia nel centro ideale dell'ambiente cosmico-astronomico. Da quel momento noi possiamo cominciare a fissare convenzionalmente l'inizio del riassorbimento. Quando è che cessa il riassorbimento nel piano fisico? Quando l'ultima materia del piano giungerà al limite massimo dell'area cosmica e l'ultima materia sarà smaterializzata. Intanto devo dirvi che questo che io sto dicendo è la storia che si vede leggendo i fotogrammi che riguardano la vita macrocosmica, ma che non sono assolutamente eventi oggettivi. Adesso, in questo momento, noi stiamo seguendo la vita macrocosmica, leggendo i relativi fotogrammi e vediamo questa storia. Ecco, allora è fatto di domandarci, come mai gli astronomi che sono così avanti nelle loro osservazioni, che giungono a percepire energie che da nova, da altre fonti lontanissime nello spazio stellare, non percepiscono l'enorme energia che si dovrebbe manifestare in questo limite alla circonferenza del cosmo? Possiamo fare tre ipotesi. Prima ipotesi, che ancora nessuna materia, cioè nessun corpo stellare, nessun universo abbia raggiunto quella velocità critica necessaria alla smaterializzazione e quindi abbia raggiunto il limite esterno del cosmo fisico. Seconda ipotesi, che qualche universo abbia raggiunto quel limite, ma che questo limite sia tanto lontano dalla nostra Terra che ancora l'onda che dovrebbe portare l'energia, la percezione di questo fenomeno grandioso, non sia arrivata ancora alla Terra. Terza ipotesi, che è quella vera, che quando la materia si smaterializza, per il raggiungimento della velocità critica di cui parlavo prima, l'evento oltrepassa la dimensione fisica, oltrepassa lo spazio fisico. Siamo in un altro mondo e quindi, dal punto di vista del piano fisico, è il silenzio. Cioè, sparisce la materia, sparisce lo spazio, sparisce la possibilità di comunicare da quell'evento a chi è nello spazio antecedente. Che cosa accade quindi nel piano astrale, che è la dimensione immediatamente più sottile? Noi abbiamo visto che il riassorbimento nel piano fisico consiste nella migrazione della materia dal centro alla periferia del cosmo. Nel piano astrale il movimento è perfettamente l'opposto. Dalla periferia l'energia si ritrae e si concentra nel centro ideale. Il piano mentale è analogo al piano fisico. La mente, che si spersonalizza, si espande e raggiunge la periferia. Il piano akasico della coscienza è simile al piano astrale, cioè il sentire si rifrange in un unico punto. Nel piano spirituale, il logos, che è il centro di questo piano, si espande e torna nell'indifferenziazione. Vedete come in fondo questi movimenti caratterizzino un po' il destino degli individui. La mente che si spersonalizza, l'energia
che si ritrae, il sentire che si fonde in una comunione unica, il logos che torna alla vastità del tutto.